è in primo piano nella dichiarazione consolidata non finanziaria dell'esercizio 2020 proprio la mobilitazione del gruppo bancario operativo Crea per rispondere concretamente alla crisi generata dalla pandemia, a cominciare dalla visione delle BCC del gruppo alle iniziative pubbliche. Con riguardo alle moratorie, le 132 BCC e le società del perimetro diretto hanno erogato finanziamenti pari al 97,7% delle richieste ricevute. Tutte le singole banche di credito cooperativo del territorio, oltre 130 banche, si sono attivate per dare una risposta piena alle esigenze delle famiglie, alle esigenze delle imprese. Al di là delle previsioni normative, che hanno originato più di 200.000 moratorie, le banche di credito cooperativo del gruppo Crea ne hanno deliberate oltre 47.000 in più, pari circa ad un ulteriore 22% per sostenere il territorio del quale sono espressione. Fra le iniziative relative agli impatti ambientali indiretti, ovvero relative agli impatti connessi all'attività di business ambientale, si registra un controvalore erogato di oltre 160 milioni di euro, con una crescita rispetto al 2019 di oltre il 125%. La raccolta di fondi green ha superato i 320 milioni di euro, con un incremento del 30%. Riguardo agli impatti diretti, il gruppo Crea complessivamente ha ridotto del 17% le emissioni di gas che hanno impatto sul clima. Inoltre, c'è stato un aumento dell'8% dell'uso di fonti rinnovabili nei consumi di energia elettrica. Rispetto alla buona governance, le 132 banche di credito cooperativo affiliate al gruppo Crea, al 31 dicembre 2020, contavano più di 825.000 soci, con un incremento di oltre il 2% rispetto al precedente esercizio. La crescita della base sociale rappresenta certamente un segnale molto positivo se messa in relazione al contesto emergenziale. Denota la fiducia che i soci continuano ad accordare alle banche del gruppo Crea ed è al tempo stesso un segno della volontà di partecipazione all'impresa bancaria. Si evidenzia poi che nel 2020 il gruppo ha sostenuto i territori con oltre 500 milioni di euro. 470 milioni di euro sono stati distribuiti alla pubblica amministrazione e alla collettività e 30 milioni di euro sono stati devoluti in beneficenza e sponsorizzazione. A marzo del 2020 il CDA di Crea Banca ha approvato il piano di sostenibilità di gruppo 2020-2023 come documento inserito nel piano industriale. Il primo esercizio prevede l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità con gli obiettivi strategici e di business del gruppo di Crea. Sviluppo economico, sociale e protezione dell'ambiente sono i pilastri che ci vedono impegnati, oggi più di ieri, per essere le banche di inclusione e di futuro.